noi. E il primo grazie va anche al signore che è in piedi, Lino, assieme a Sabino, perché sono stati coloro che mi hanno suggerito novembre. Ci piacerebbe su Don Minzoni, perché l'anno scorso era il centenario della morte di Don Minzoni. E guarda caso era arrivato in libreria tanto tempo prima questo libro. Gli ho mandato la copertina, ho detto si potrebbe. E infatti abbiamo concordato, avremmo dovuto farlo a dicembre, cioè eravamo giusti come anno, quindi non è che siamo in ritardo. Poi questioni organizzative hanno fatto sì che siamo limitati a gennaio. E quindi con un grande piacere noi facciamo questa presentazione. E quindi ringrazio Alberto di essere stato disponibile e di essere con noi. La serata la organizziamo in un modo molto semplice. Ci sarà il saluto di Boris Maconi, che è presidente dell'ANPI Monza Brianza, Savino, presidente dell'ANPI di Mercate, Lino, presidente delle ACLI, e quindi che hanno collaborato con noi. Andiamo in ordine inverso, inizia Lino, per il saluto, quello ti teniamo in piedi. Sì, sì, nessun problema, anche perché io non sono. Sì? Non sono un oratore. Il compito del circolo H è quello di restituire al territorio quello che i cittadini ci danno utilizzando i nostri servizi. E infatti noi organizziamo serate come queste, un concerto di musica che abbiamo fatto settimana scorsa al Civico Corpo Musicale, oppure sabato sera a Durago, nella sala parrocchiale, ci sarà uno spettacolo teatrale che ricorderà l'eccidio di Stazzema. Per cui se sabato sera avete voglia di vedere un altro spettacolo che racconti una storia particolarmente dolorosa per il nostro paese, potete venire a curare. Io vi ringrazio di essere qui e passo il microfono a Sabino. Grazie, buonasera a tutti. Come diceva Lino, abbiamo organizzato questa serata appunto perché su questi personaggi cattolici, preti, suori, non è che ci siano molte informazioni come altri, siamo sempre alla ricerca di queste testimonianze e documentazioni, e quindi è un'occasione anche con il dottor Capuzzi di approfondire questo tema qua. E voglio dire che appunto questo l'apporto di religiosi e religiose su queste tematiche si è scritto poco, a dire la verità, no? di materiali noi troviamo abbastanza miseri. E diciamo che questa attitudine nel dire e spiegare che non pochi furono i religiosi, dei preti, dei vescovi, semplici suore, che si opposero e vennero arrestati e deportati in campi di concentramento, principalmente a Dachau, che aveva formato questo lager dove erano tutti quelli che avevano dato il sostegno ai perseguitati politici. In Italia, sono andato a prendermi un dato, vanno riportati 1200 circa caduti nella resistenza appartenente all'Azione Cattolica. Questi preti avevano stretto legami sia con i lavoratori, con i partigiani, con la società civile, tra questi Don Minzoni, che con dignità e coraggio, appunto, e determinazione si oppose all'ideologia fascista. Dava molto fastidio agli fascisti ferraresi, lui era di Aversa, mi sembra. Ravenna, e appunto i fascisti ferraresi davano molto fastidio a questa intraprendenza di questo freddo, dove educava i giovani alla libertà, creava cooperative, cinema parrocchiali, insomma dei luoghi dove approfondire queste tematiche qua. E lui era fermamente un antifascista. Questa cosa va rimarcata. Difendeva la Camera del Lavoro, che va gli amici sindacalisti, quando è morto un suo amico nel 1921 si ribellò a queste sue produzioni qua, insomma era un personaggio che dava fastidio ed era uno smacco per i fascisti di ferraresi, che praticamente vedevano questa trapendenza
perché pensavano che l'educazione principalmente sui giovani era una cosa loro, mentre lui cercava di educarli creando gruppi di scout e tutte queste attività che toglievano un po' l'educazione ai fascisti, perché loro avevano pensato che i giovani devono essere tutti dei balilla, mentre questi non si iscrivevano e non si lavano in quelle parti lì. Quindi questo è il punto principale. Poi a un certo punto, visto questo fastidio qua, decisero di picchiare duro contro di lui. Nel 21, quando la città di Argenta, perché lui era parte, era il don di Argenta, nelle elezioni si tinge di nero, cioè i fascisti presero alle elezioni, conquistarono 28 consiglieri su 30, e questo determinò anche ancora più un isolamento di Don Minzoni, e questo pesò molto. Difatti la sera del 23 agosto 1923 alle 22:30 il sacerdote, che era stato anche cappellano durante la prima guerra mondiale, venne ucciso con sassi e bastonati in un agguato appunto dei fascisti, che erano praticamente mandati dal RAS della zona, che era Italo Balbo, no? Quindi anche la Chiesa su questo punto qua di condannare non è rimasta un po' fredda. L'arcivescovo di Ravenna, che si chiama Monsignor Antonio Lega, non presenziò ai funerali, mandò praticamente un suo rappresentante, un suo segretario. E come mai uscì questa storia di Don Minzoni anche nel dopoguerra, ma non subito? Grazie a Benigno Zaccagnini, che portò alla ribalta questa persona qua, perché Zaccagnini, ricordiamo, era un partigiano, un antifascista di quella terra, che riconsegnò la memoria non solo della Chiesa di Ravenna, ma anche a tutta la Romagna e all'Italia, questa persona, che è proprio una persona dove un libro, e spero che poi il dottor spieghi molto bene come è venuta questa cosa, la riconsegnò praticamente questa storia qua a tutti gli italiani. Le celebrazioni che accennava Vincenzi del centenario sono state effettuate lì appunto a Ravenna, dove intervenì praticamente la presenza del cardinale Zuppi il 23, proprio il giorno esatto, per rendere onore a questa memoria qua di Don Minzoni, e ha pronunciato una condanna senza appello, mentre prima la Chiesa non può restia su queste, denunciare queste cose qua. Zuppi ha denunciato appunto senza appello questa ideologia e i metodi del fascismo. Leggo testualmente, disse che Don Minzoni è stato ucciso dalla violenza fascista e dalle complicità pallide di chi non la contrasta. A seguire, due giorni dopo, che il presidente Mattarella rese omaggio a Don Minzoni. Quindi si tratta di una persona che, citando il menefrego dei fascisti, lui era l'opposto, se ne fregava proprio totalmente dai fascisti, ma educava tantissime persone ed era amato della sua comunità. Cioè, questo in poche parole, poi racconti che poi penso che verrà approfondito. Grazie. Io prendo questo perché mi era zitto. Sì. Per scherzare. Io ovviamente non voglio parlare della figura di Don Minzoni, perché abbiamo l'autore, sicuramente è la persona più adatta e sicuramente più a conoscenza della personalità, della figura, del ruolo e dell'importanza che Don Minzoni ha avuto nella cultura popolare, anche se ha ragione Savino, per lungo tempo lasciata un po' ai margini, non dico dimenticata, ma non sicuramente portata all'attenzione come avrebbe meritato. Dico solo che il titolo è azzeccatissimo, un martirio inevitabile. Perché inevitabile? Perché Don Minzoni, al pari di altre figure di antifascisti della prima ora, rappresentava tutto ciò che il fascismo non poteva sopportare: l'autonomia,
Mizzoni non si piegava al monopolio culturale del fascismo, non ne accettava i presupposti, non si sottometteva alla volontà di conformare la società a un modello di organizzazione che era dettato da principi gerarchici e corporativi. Mizzoni, fedele al cattolicesimo popolare, invece propugnava una cultura che, come dire, avesse il confronto e la partecipazione come presupposti principali. Aveva in mente un'idea di organizzazione della società solidale e non corporativa e non basata sui privilegi. E aveva un grande difetto agli occhi del fascismo, Don Mizzoni, come, ripeto, altri antifascisti di altre ispirazioni, di altre idee politiche, di altre origini culturali. Ecco, non si limitava, come dire, a vivere questi principi in maniera puramente teorica, ma li metteva maledettamente in pratica. Organizzava le cooperative, organizzava i Boy Scout, organizzava le biblioteche, i centri culturali di paese, e lo faceva in maniera aperta, in maniera opposta a quello che invece erano i dettami del fascismo. Un fascismo che, ricordo, allora aveva vinto le elezioni, ma non era ancora un regime pienamente affermato. Tanto è vero che il RAS locale Italo Balbo, se non ricordo male, in seguito all'omicidio di Don Mizzoni subì qualche piccolo problema, fecero finta di fargli subire qualche piccolo problema giudiziario. Però di fatto trionfò quella che era l'idea di Italo Balbo, che il fascismo si doveva affermare anche assestando delle sonore bastonate a chi osava opporsi all'ideologia fascista. Ecco, secondo me è importante recuperare questa figura, perché dà credito a quello che, non io personalmente, che sarebbe poca cosa, ma credo che sia quello che è la verità, la realtà, che cioè l'antifascismo in Italia è stato un movimento articolato che ha visto la partecipazione di una pluralità di forze, di origine culturale, politica, di fede religiosa estremamente, estremamente diverse. Quindi sarebbe sbagliato pensare o fare trasparire l'idea che il fascismo è appannaggio solamente di una determinata parte. Ma il fascismo è stato per fortuna un fatto plurale, e ancora di più la resistenza è stato un fatto plurale al quale hanno dato un grandissimo contributo forze politiche diverse, perché io penso che se l'antifascismo e la resistenza non fossero stati questo, probabilmente non saremmo riusciti a costruire un fronte così ampio, e che per fortuna è riuscito poi a sconfiggere il regime nazista e il regime fascista. Quindi è importante questo recupero storico, ma è importante anche riportarci all'oggi. Io sono particolarmente contento che sul territorio realizziamo queste collaborazioni fra associazioni diverse, in questo caso le ACLI e l'ANCI, perché ovviamente in condizioni estremamente diverse, in condizioni con presupposti sociali e politici attuali molto diversi da quelli che si stavano vivendo nel 1921, anche oggi io credo che abbiamo bisogno di costruire un fronte ampio che mette in campo il sostegno a valori fondamentali. Non dico, mi pare banale dirlo, che abbiamo ormai la guerra alle porte di casa, e che se non siamo in grado di mettere in campo un forte movimento popolare che si opponga agli orrori che stiamo vivendo, difficilmente riusciamo ad affermare questi principi. Io penso che con rammarico che noi assistiamo a questi eccidi che si stanno vedendo, e li viviamo come assistessimo a degli spettacoli televisivi. Ecco, non noto con dolore che non c'è un moto di indignazione, di ribellione. Questo credo che quelle associazioni come le nostre, che si ispirano a quei valori, dovrebbero, come dire, mettere in atto invece una reazione di questo tipo. Ecco, quindi mi fermo qui, perché ovviamente il mio voleva essere semplicemente un saluto per dire che questa serata per me è importante, perché riporta al centro una figura come quella di Don Mizzoni, ma più ancora che la figura, cioè l'apporto che diede quella cultura
alla crescita di un movimento popolare democratico e a partire da questo riaffermare l'impegno che dovremmo avere tutti noi per fare in modo che quei valori riusciamo a farli vivere anche nella società di oggi. Vi ringrazio. Innanzitutto buonasera a tutti, ringrazio Giorgio Vicenzi per l'opportunità e i presidenti che mi hanno preceduto, che mi danno la possibilità di parlare bene, molto facile, ma parlare bene di una persona che io ho cominciato prima a conoscere quando raccoglievo le carte per scrivere la biografia e poi via via nel tempo cercare di immedesimarmi, quindi prima cercare di dare carte e capire dovendo farla scrivere la sua biografia che fosse, e poi pian piano mi sono affezionato studiando un po' le sue carte, soprattutto i diari che ci ha lasciato. Io penso che, allora faccio una piccola premessa, la mia ricerca si è svolta nel 1983-84, un anno o due prima dell'85, che era il centenario della nascita. E in quell'occasione, allora le edizioni, quelle di Pago Messaggero, avevano chiesto di scrivere una biografia per una collana di testimoni cattolici. Io di Don Minzoni sapevo qualcosa, sì, però ho accettato. Poi ho avuto la grande fortuna di andare sul posto. Io avevo mosso i primi passi nel giornalismo a Milano, conoscevo Milano, ma lui ha vissuto la sua esperienza terrena e poi tutto quello che ha fatto in Romagna, e quindi sono andato e ho trovato lì l'appoggio dell'allora Cardinale Tonini, che era l'arcivescovo di il quale mi ha detto, qui. Allora, se tu ti vuoi medesimare, devi vivere e respirare l'aria che ha respirato Don Minzoni. E così mi ha fatto, sono stato ospite del seminario di Ravenna insieme ad un gruppo di seminaristi e ho dormito nelle stanze che erano adibite e ho anche mangiato nel refettorio in cui si è formato Don Minzoni. Ecco, io penso che per capire bene, mettere a fuoco la figura di Don Minzoni, bisogna proprio partire dagli anni della sua gioventù. Allora, Don Minzoni, e noi dobbiamo fare uno sforzo, dobbiamo adesso per un attimo cercare di tornare indietro in quegli anni e pensare a quello che poteva essere l'Italia, il nostro paese, e soprattutto la Romagna, grosso modo dal 1895 al 1900, perché quelli sono gli anni della sua formazione. Allora, il papà e la famiglia Minzoni era, diciamo, una piccola borghesia. Il papà era una persona che aveva una grande comunicativa, aveva lavorato nelle ferrovie dello Stato e poi aveva raccolto un gruzzoletto e, avendo appunto, come succedeva allora, la famiglia era numerosa, cosa fa? Dice, apriamo un ristorantino. Dal ristorantino poi si ampliano, prendono quattro stanze, insomma fa dove? Nel centro di Ravenna. E ha successo questo ristorante, esiste ancora, si chiama Piron del Capello. Diciamo in vernacolo, Piron credo che sia Piero, del cappello, insomma. Era talmente comunicativo che passavano, le persone entravano, si facevano il loro cicchetto, non so, consumavano, eccetera. Quindi a un certo punto si rende conto però che ha un figlio che rispetto ad altri ha qualche, dimostra di avere in prospettiva qualche capacità, quindi bisogna che farlo studiare in sostanza. Allora
a quell'epoca non c'era un sistema scolastico come abbiamo noi oggi. Erano soltanto, era la Chiesa che poteva istruire, e quindi lo iscrive alla scuola, al seminario vescovile, e muove i primi passi. E addirittura i bambini, allora c'era il cosiddetto seminario, una specie di seminario minore, avevano la, proprio, erano vestiti da, proprio da, da pretino, no? Allora tenete presente che la Romagna di quell'epoca era la Romagna dei Kulishov, era la Romagna del radicalismo molto accentuato, e quindi immaginatevi che cosa potevano pensare i preti. Lì c'è Lazio, i preti, insomma, quando doveva passare un prete, vabbè, diciamo, nel Signore, possiamo dire, si toccava, cioè questo porta rogna. Quindi questo bambino entra e a mano cresce in un clima non di ostilità, però non necessariamente favorevole a, dal punto di vista appunto psicologico, per poter essere accettato. Però è un ragazzo intraprendente e insieme agli altri compagni comincia a fare il tifo per una scuola, per una squadra di palla, di pallavolo, rubo, si chiama, mi sfugge il nome in questo momento. Rugby. Esatto, sì, scusa, in latino. Allora, già si capisce che il ragazzo ha delle capacità per cui da se, insomma, emerge rispetto agli altri, come testimoniano le pagelle. Allora, lui prosegue negli anni, passano gli anni, e quando viene a mancare il padre, riunione di famiglia, e lui non è ancora prete, e allora i fratelli lo senti, tu sei quello che ha studiato, sei quello che sa più cose, devi mandare avanti l'attività che con fatica, ma insomma, cominciava ad avere un certo successo, che ha messo in piedi il papà e con l'aiuto della mamma. E di domenica dice: no, guardate ragazzi, è bellissimo quella proposta, ma io sarò parente. E quindi sceglie, anzi c'è tutto il percorso degli studi, e sceglie, no, la mia missione è fare il prete. Quindi sarete voi che andrete avanti nell'azienda, ma io mi sono votato. Quindi Don Minzoni è una vocazione reale, cioè è una persona che risponde a una chiamata. Quindi prima ancora di fare, quando il corso della vita farà, lo hanno ricordato bene prima di me, presidenti, poi vi dirò alcuni passaggi della sua vita che sono molto illuminanti. Quindi lui è una vocazione consapevole. Lui fondamentalmente dice: io sarò un prete. Perché? Perché io voglio fare il curatore d'anime. Cosa vuol dire il curatore d'anime? Io voglio avvicinare le persone che potrò incontrare a Cristo. Questa è la missione che lui si sceglie, che matura, matura. Ho dimenticato un passaggio importante. Perché lui entra in quel seminario? Perché aveva uno zio prete che viene consultato dal padre, dice: senti, ma e quando sta per pochi mesi, pochi giorni prima di farsi prete, c'era, cioè, la prima messa, lo zio dice: ma sei convinto? Non sono convinto, sono più che persuaso, io farò il prete. Pensate che io questo l'ho ricostruito, ma allora, questo libro è scritto in forma narrativa, ma io non ho inventato nulla. Ho cercato di trovare delle parole il più possibile gradevoli per volgarizzare le informazioni che io stesso avevo acquisito, ma non ho aggiunto nulla, cioè non ho romanzato. Quindi è quello che vi racconto, è perché è realmente accaduto. Cosa fanno a un certo punto? Lo tentano.
Allora ci sono due tipi di tentazioni. Si presenta una signora con la figlia e chiede un dialogo a Domenzoni, che ancora non ha la talare, è vestito in borghese. In sostanza, un po' dice di parole, eccetera, eccetera, cerca di far capire a questo giovanotto che la figlia è un buon partito. Don Minzoni capisce tutto, e alla fine questo colloquio, questo sta nelle memorie, alla fine questo colloquio, insomma, fa capire che no, lui non intende formare una famiglia. Allora la figlia, che a quel tempo anche noi spesso si sposavano perché erano i genitori che stabilivano questo va bene, questo non va bene, il partito. Insomma, sta di fatto che la mamma capisce, dice, insomma, si toglie dall'equivoco, ma Domenzoni viene un po' da sorridere, che proprio un pochi giorni, poche settimane prima di celebrare la prima Eucaristia, ma la cosa più interessante è l'altra. Quando, per distoglierlo dal passo fondamentale, quindi prendere i voti, cosa fanno? I dipendenti dell'albergo stimolano una dipendente a irrequire con Domenzoni, e questa si presenta e cerca di ammaliarlo. Insomma, Domenzoni non ha difficoltà a non accettare questa, come dire, mi viene in mente il film di Fellini, Gravista, no? Questo tentativo di ritiro e non so, avete capito, no? Cioè, allora Domenzoni fa un'osservazione e dice: io l'ho respinto, insomma, però chissà cosa dovrebbe aver provato questa ragazza, pensate alla finezza del pensiero, che era una giovanotto, aveva 22-23 anni. Dice, chissà come avrà sofferto, perché in fondo si è sentita dire di no, è stata respinta. Quindi non si è neanche preoccupato di scagliarsi contro chi aveva tentato in qualche modo di mettere in difficoltà quindi i dipendenti. Pensa invece alla ragazza, dice, si sarà sentita umiliata, perché in fondo una donna che si sente rifiutare da un uomo, dice, oh, insomma, soprattutto se la donna poi si impegna molto per essere accettata. Vabbè, questo per dire un particolare della vita di Domenzoni. Poi ci sono tutta una serie di episodi che fanno capire in modo realistico chi è Domenzoni. Un passaggio. Lui poteva, quando scoppia la prima guerra mondiale, poteva benissimo rimanere nella sanità. E invece no, lui scrive, dice, no, io devo andare al fronte e stare in mezzo ai ragazzi che stanno morendo. Ma non per fare l'eroe. Che suo problema è sempre, cioè, la sua vita è sempre quella, curatore d'anime, quindi io devo portare le persone, presentarle e fare in modo che ci sia una liaison il più possibile stretta fra quindi il trascendente tra l'umano, la persona, con Dio. Questo è il percorso della sua vita. Allora, fa il cappellano. E qual è, e lo scrive nel diario, una cosa che mi ha molto commosso. Lui dice, nella messa di Pasqua del 18, quindi dopo poco ci sarebbe stato il tracollo alla fine della guerra, lui dice una cosa che mi ha veramente, insomma, non ricordo bene le parole, lo scrive nel disco, nel libro, comunque lo ha molto rammaricato. E qual è? Non sono riuscito a convincere un gruppo di militari italiani a partecipare all'Eucaristia della Pasqua, a santificare la Pasqua. E chi erano questi? Questi erano militari, una squadra che era preposta ad attaccare il nemico con il lanciafiamme. E lui scrive e dice: questi ragazzi avevano la divisa intrisa dell'odore acre della pelle bruciata. Evidentemente questo è quel lanciafiamme. E quindi
lui entra nella psicologia di questa squadra di militari e capisce che questi sono arrivati a rifiutare comunque il sacro, anche un gesto che un gesto bellissimo di pace, come può essere l'Eucaristia, cos'era? 40 minuti di messa, non è che poteva sconvolgere, no, perché ormai hanno superato evidentemente, per cui sono talmente disamorati dalla vita, hanno fatto delle cose per cui la loro coscienza si è appassita, e quindi lui dice: questo mi dispiace tanto, non sono riuscito a portarlo. Riconferma che il suo dispiacere è di non essere stato capace di comunque avvicinare e dare una speranza. Questo era un po' Don Minzoni. Pensate che, tra l'altro, anche una persona coraggiosa, perché la medaglia che gli viene riconosciuta al valore, non solo al valore militare, la medaglia d'argento, è perché a un certo punto lui, cappellano militare, non porta armi, cappellano militare, vede che c'è un gruppo di soldati austriaci che sta scendendo da un crinale e sta prendendo alle spalle una postazione di militari italiani. E allora cosa fa? Non fa tenente, fa ufficiale. Dall'allarme prende 4-5 militari che evidentemente avevano il fucile e li guida, si avventa contro gli austriaci. Questi vedono arrivare questo drappello dei militari, si spaventano perché se li vedono addosso, si arrendono e così impedisce che questo gruppo di nemici vada a, come dire, appunto a colpire la postazione italiana. Per questo motivo gli viene riconosciuta la quindi è anche una persona, voglio dire, lui fa prete, però c'ha un bel fegato, è un uomo, è anche la sua carnalità e anche il suo coraggio si dimostra in un'azione di questo tipo, tant'è che viene riconosciuto una virtù militare. Potrei raccontarvi tanti altri passaggi. Ce n'è uno che mi sono appuntato riguardando, vado velocemente, avanti. Certo, Don Minzoni, è stato ricordato bene, Don Minzoni, si pone a un certo punto il problema di quando arriva ad Argenta come parroco. Tenete presente che a quell'epoca i parroci venivano sì nominati dalle curie, ma ad Argenta, Argenta è a metà strada fra Ravenna e Forlì. Dal punto di vista religioso, Argenta ancora oggi dipende dall'arcivescovo, quindi dalla curia di Ravenna. Dal punto di vista civilistico, invece, da Ferrara. Allora, quando lui arriva ad Argenta, e questo anche mi dice chi è stato Don Minzoni, si accorge che i ragazzi che lui avvicina sono timidi, sono un po', non sono spavaldi, come dice, come i ragazzi di città, di Ravenna. A Ravenna erano già più emancipati. Allora cosa fa? Li organizza. E che cosa organizza? Il teatro. Perché il teatro? Perché il teatro abitua i ragazzi a parlare in pubblico. E quindi quel timore riverenziale che possono avere rispetto ad altri loro coetanei. Quindi, filodrammatica. Poi lì, e qui comincia a entrare in rotta di collisione con la chiesa ufficiale, col vescovo. All'epoca le filodrammatiche dovevano essere unisex, nel senso che anche i ruoli femminili dovevano essere interpretati anche da uomini, no? Dice, ma questi qui sono mani. Sono femminili a fare donne, no, perché non deve esserci promiscuità. Ecco perché bisogna fare un tuffo nel passato. E quindi dice: no, allora le donne fanno i ruoli della donna, gli uomini fanno i ruoli da uomo. E sfida in qualche modo l'autorità, e la sfida anche in un altro modo. Non era solo il vescovo di Ravenna, altri vescovi
avevano emanato delle circolari, non so come si chiama così, per vietare l'uso della bicicletta ai sacerdoti. Perché dicevano, no, pensate un po' come era la Chiesa degli anni 20, dice no, perché andando in bicicletta c'è lo sfregamento. E Don Minzoni dice, ma questi qui, dice, ma che mondo vivono? Dice, io che ho nella mia parrocchia dei gruppi di famiglie che vivono in casolari a 3-4 km 5 da Argenta, e che quindi non posso pretendere che si muovano la domenica mattina per venire a fare 5-6 km per venire a messa, sono io che devo andare da loro, e quindi almeno con la bicicletta facciamo. Allora, noi che siamo i preti, che dovremmo in qualche modo stare in mezzo alla gente e dovremmo comunicare, non dovremmo usare la bicicletta. E guardate che lui la bicicletta la usava, la nascondeva. Quando io sono andato ad Argenta, io, a parte che ho avuto la fortuna di incontrare il Bondanelli, che era quel ragazzo che è stato aggredito insieme a lui la notte in cui poi è stato ucciso. E quindi mi dicevano, sì, no, la nascondevano dietro, perché se arrivava qualcuno dalla Curia, da Ravenna, non doveva mostrare che la bicicletta era sua. E lui dice, fa un'osservazione molto intelligente, una delle tante intelligenti, dice, ma come? Gli agitatori politici, evidentemente lui si riferiva al fascio, no? Girano con le motociclette, con le automobili, e io non posso usare la bicicletta. Ecco, questo era Don Minzoni che vedeva avanti, dirò di più. Aveva anche una, probabilmente anche maturata dalla, come posso dire, dall'esperienza che in qualche modo gli avrà tramandato anche il papà, perché è vero che lui studiava in seminario, però papà e la mamma li frequentava, li vedeva, probabilmente anche un senso imprenditoriale. E quando comincia a realizzare effettivamente cooperative, mette in piedi il circolo Borsi, culturale, insomma tutte quelle iniziative che servono a promuovere la persona, promozione umana, il suo problema è quello, è far crescere le persone, le coscienze, per dare la possibilità che queste coscienze poi si nutrano anche di spiritualità, quindi di valori cristiani. E cosa fa? Capisce che bisogna avere anche una sostenibilità economica, e quindi va a, come dire, a prendere le informazioni utili che gli può dare un direttore di banca. Questo gli spiega, guarda che se vuoi fare questa cosa bisogna investire. Dopodiché lo fa il prete, perché mette in piedi delle iniziative e dice no, io non sono il consiglio amministrazione, io sono il prete, io sono colui che anima spiritualmente, però il problema siete voi laici, dovete voi fare queste cose. E questo, in questo io ho visto, cioè, veramente il prete sociale, non so come definire, quel prete che effettivamente si occupa dell'anima, però non trascura il corpo. E lui si rendeva conto che già allora c'era il problema degli agrari, no? Per cui c'erano pochi proprietari di terreni, e i contadini lavoravano e facevano fatica poi ad avere qualche risultato per crescere i figli. Quindi questo lui il problema se lo pone, ce l'ha chiaro, e si sforza anche di, appunto attraverso la cooperazione, di far crescere anche materialmente le famiglie. C'è un passaggio che vi voglio dire molto interessante. Quando poco prima della notte in cui viene ucciso, il passaggio è questo, molto interessante, perché cosa succede? Allora, lui organizza sia con gli scout, era fondato per gli scout, diceva un rappresentante, allora organizza un pellegrinaggio a un santuario della Celletta, che c'è tuttora. La Celletta è un santuarietto a pochi o due chilometri da Argenta ed è collegato da un viale alberato. Allora, decide di fare questa cosa. Il fascio interviene. Il fascio dice, no, sei matto.
Allora, pensate all'intelligenza di quest'uomo. Ma mi viene da ridere quando lei... ve lo dico perché è più facile. Allora, in realtà i fascisti dell'Argentano ma sopportano che proprio nel loro territorio i cattolici osino sfilare compatti, seppur per motivi religiosi, fino al santuario. Una processione da fastidio. Allora cosa fa? L'affronto è grave, è una sfida vera e propria. E Dominzoni, perché? Ecco, infatti qual è il tentativo era quello, cioè adesso sapere cosa facciamo. Allora lo provochiamo, questo reagisce, e reagendo arriviamo noi quattro ragnati, ma non solo lui, a tutti quelli che gli stanno attorno. Invece sapete cosa ha fatto Vinzoni? Guardate, veramente. Allora, cioè, ma l'arciprete non si fa sorprendere e cosa fa? Accetta un compromesso molto realistico. Allora, il pellegrinaggio si fa, quindi là ci andiamo. E lui dice, si farà, i cattolici però si recheranno al santuario in forma privata. Cioè, intanto si fa, e va bene, non, volete che non ci sia la bandiera? Sì, sì, non c'è problema, però intanto il pellegrinaggio lo facciamo. Queste cose devono aver dato un fastidio tremendo, però qui bisogna essere molto onesti e fino in fondo e dire le cose come stanno. Allora, la cosa riavviene in questo modo, deve essere stato ricordato. Perché uccidono Don Minzoni? Don Minzoni viene fatto fuori perché il maestro di scuola, che era anche un po', non solo il maestro, era anche il direttore scolastico di Argentina, non è proprio presidente, è un paese limitrofo, voleva fare carriera nel fascio. Allora, per fare carriera doveva organizzare balena. Solo che quando lui fa la sottoscrizione, solo un ragazzo si iscrive in balena. Tutta la scuola si iscrive all'Azione Cattolica, si iscrive, no, al movimento, non parliamo delle donne che sono iscritte, danno vita all'Azione Cattolica femminile, eccetera, eccetera. Caspita, questo qui, allora, lo prendono in giro, al fascio, ma tu pretendi far carriera nel fascio e non sei capace neanche di organizzare balilla. Cosa vuoi venire qui a fare il dirigente? Allora lì si crea proprio all'interno del fascio di Ferrara, e lì a Ferrara cosa succede? Questo qui va fermato in qualche modo. Allora questo si lamenta, piange. Allora qualcuno dice: guarda, facciamo una cosa, adesso gli diamo una bella bastonatura a stile. Erano i due sistemi, o l'olio di ricino o le bastonate. E prendono due, uno più stupido dell'altro, per questo poi viene fuori dai processi successivi, e dico, di Casumaro di Cento, che è un altro paesino vicino all'Argentano, vai là, dagli quattro legnati, e questi qui cosa fanno? Arrivano con un bastone che si chiamava Zanetta. La Zanetta era quel bastone da passeggio di legno, però aveva un'anima, almeno quello che era stato usato, d'acciaio. Per cui, e questo è stato ricostruito da Bondanelli, che io ho avuto la possibilità di incontrare, perché era ancora vivo, il dirigitore ricordava bene, ed era il giovanotto che era con Don Minzoni la notte dell'attentato. Cosa succede? Don Minzoni va con questo giovane d'estate, 23 agosto, lui usa per togliersi un po' il, come si chiama, la sete, beve il tamarindo, va nel bar del paese, prende il tamarindo, incontra il Bondanelli, dice: mia compa, come no? E vanno verso la celletta per un momento di preghiera. Al ritorno vengono aggrediti, e mentre il Bondanelli aveva in testa quella che si chiamava la Magistrina, che erano quei cappelli di paglia estivi, per cui è riuscito a tutire un po' la botta che gli hanno dato, e poi, essendo grande e grosso, si è un po' parato. Erano in due quelli che hanno aggredito Don Minzoni. Don Minzoni dice no, gli hanno dato un colpo alla corteccia cerebrale. Poi dall'autopsia si è scoperto che la corteccia cerebrale di Don Minzoni
era più bassa di quella che naturalmente hanno le persone, per cui ha avuto una commozione cerebrale e 3 ore dopo nella canonica è spirato, praticamente dove era arrivato assendo delle urla del Bondanelli, quelli sono scappati e si sono rifugiati in una casa del cugino di questo maestro Maran, si chiamava. Quindi i due sicari venivano da... Questo è stato ricostruito in tutti i processi. Ma la cosa interessante, guardate, è questa. Il tenente dei carabinieri aveva intuito subito che si trattava di un omicidio politico. Allora cosa fa? Manda subito un rapporto al Viminale. Mentre il telegramma che manda il vescovo ordinario è molto diplomatico, lo manda a Sua Eccellenza Benito Mussolini, capo del governo, è successo un fatto increscioso, non dice mai, non usa mai la parola fascista. Invece il tenente carabinieri si sbilancia e nel telegramma dice opera di fascista, lo dice subito, e si muove per fare 9 arresti, uno e ci azzecca quasi. Poi cosa volete? Dopo qualche giorno il tenente viene spostato e viene mandato a Torino, per cui le indagini si bloccano. È la cosa, però qui bisogna essere molto... bisogna dire cose come stanno, essere onesti fino in fondo, non si può. Quando Italo Balbo viene a sapere che hanno ucciso Don Menzogni, va su tutte le foglie, perché il Balbo non era un fesso, capisce che l'omicidio verrà sicuramente accreditato alla sua persona. E quindi lui reagisce e dice: questi qui sono proprio due imbecilli, cosa sono andati a fare? Tanto più che è vero, c'erano state le elezioni e il fascio lì aveva avuto un successo enorme a Ferrara. Addirittura avevano avuto più voti, il 91% a Ferrara aveva votato per il, appunto, per il partito nazionale fascista, mentre Cremona, che pure è, aveva avuto meno voti. Quindi Italo Balbo, che era un quadrumviro, aveva capito che non gli faceva gioco questa cosa qui. Quindi cosa fa però? Dice: bisogna sabbiare. E infatti insabbia. Fa le telefonate che deve fare al ministero e si presta immediatamente da Roma, arriva un ordine al prefetto di Ferrara che immediatamente depista e la cosa rimane lì. Poi vedete, il diavolo fa le coperte, come si dice, fa le pentole, non le coperte. Qualche tempo dopo, l'anno dopo, perché Menzogni muore il 23 agosto del 23, l'anno dopo c'è l'omicidio Matteotti. Durante il processo Matteotti cosa salta fuori? Guardate, è affascinante tutto questo. Salta fuori che un fascista di Ferrara, che era stato appunto un miliziano con Balbo, eccetera, eccetera, a cui avevano promesso la presidenza della, come si dice, dell'Istituto Agrario di Ferrara, insomma, e non gliela danno. A questo punto, questo qui imbufalito, cosa fa? Scrive un memoriale e dice tutto quello che sa della fare Don Menzogni, nomi, cognomi, cioè fa un dossier in sostanza. E dice a Balbo: o tu mi sistemi, perché se non mi sistemi io dico tutto. E Balbo non accetta il ricatto. Però va avanti, Balbo non aveva difficoltà, quindi va avanti a muovere le pedine, soprattutto al limite. In quel momento mi chiede il ministro degli interni, Ovidio si chiama, il ministro Ovidio, il quale depista, si muove, fa eccetera eccetera. Però all'omicidio, appunto, quando c'è il dibattito sull'omicidio di Matteotti, cosa succede? Che questo qui dà il dossier a due giornalisti. Uno è il direttore della Voce Repubblicana e l'altro è un cattolico, Donati, direttore del Popolo. Questi qui hanno in mano materiale esplosivo, soprattutto il direttore del Popolo, scrive 3 articoli in sequenza e dice tutto quello che c'è scritto nel memoriale. Apre
avanti e c'era appunto l'opinione pubblica che già aveva giusti sospetti sull'omicidio causato dai fascisti, che era un padre. E allora cosa succede? Succede che Ovidio deve dimettersi e anche Italo Balbo, è vero, deve lasciare il suo posto nella milizia, era diventato fianco Mussolini, cioè. Quindi scoppia il bubone, però poi dal 24 in poi sapete tutti la storia, le cose come sono andate, si riesce a insabbiare. Cosa fanno? Praticamente vengono assolti, insomma, per l'insufficienza di prove. Questo accade nel 24, cioè, riescono insomma poi alla fine della seconda guerra mondiale si riapre tutto, però, e a quel punto allora la verità viene acclarata. Però è vero che dal 24 al 45 la tomba di Don Minzoni viene nel cimitero di Ravenna, è quasi abbandonata e si disincentiva, tranne qualche sacerdote che va sulla sua tomba a pregare, quasi nessuno. Poi è vero, nel dopoguerra si riprende, dice, ma insomma, andiamo a vedere, e si riapre il processo. Nel frattempo, ecco, io questo non l'ho scritto nel libro, ma mi hanno detto, ma io questo non l'ho scritto perché non volevo, insomma, non l'ho fatto, ma i due assassini sono finiti tutti e due male, hanno avuto tutti e due una morte violenta, mi hanno raccontato. Sarà casuale, però insomma sono finiti male entrambi, sono morti di morte violenta. Ma questo nel libro non l'ho scritto, non ho voluto. In piedi. Ecco, se no, perché non volevo che magari si dice, ah, vedi, sono stati cattivi, erano puniti. Comunque è un dato di fatto che mi hanno detto sono morti tutti e due malamente. Però amnistiati, e qui bisogna dire fino in fondo, chi era ministro degli interni quando ci fu l'amnistia? Togliatti. Togliatti a un certo punto che fu addirittura criticato all'interno del Partito Comunista perché aveva ha detto, sentite, o mettiamo una pietra sopra, oppure qui ragazzi andiamo avanti ancora con la guerra civile. E quindi amnistiati tutti, e molti fascisti che erano finiti anche a Coltano, questa storia, poi hanno fatto un anno e mezzo, due, e poi sono rientrati nella società. La Democrazia Cristiana degli anni 50 ha ripreso, giustamente, e messo in luce la figura di Don Minzoni. Soprattutto importanti sono stati i diari, i suoi diari, da cui si capisce, leggendoli, poi Don Vedeschi ha fatto una prima, acuta biografia, e col passare del tempo la figura di Don Minzoni è stata rivalutata. Recentemente è stato aperto il processo di beatificazione. Io sono stato invitato dal vice postulatore, che mi ha, fino a poco prima di Natale, mi aveva tenuto al corrente, adesso stanno andando avanti. Ecco, vi dico, la mia gioia personale, scusate, dico una cosa molto personale, però mi ha fatto molto piacere, è sapere che questo libro è incluso il dossier per arrivare a sancire la beatificazione insieme a tanti altri documenti. È capitato per caso, quindi non è il mio merito, però hanno riconosciuto che la ricostruzione, la biografia che sono riuscito a fare di Don Minzoni mette in evidenza l'aspetto sociale e l'aspetto pastorale. Io non sarei stato capace di mettere in luce l'aspetto teologico, perché Don Minzoni ha una forza teologica sua, che invece è stata, che poi è la parte più importante,
per arrivare a ultimare il processo di beatificazione, che hanno fatto altri studiosi. Il mio è un piccolo apporto, però mi ha fatto molto piacere che le cose che insomma, così come sono state ricostruite, sono molto aderenti. Ecco, io quello che ho capito di Don Minzoni, intanto nella mia preghiera lo ricordo, è proprio questo. Un prete che sostanzialmente non poteva non finire come è finito, perché si è opposto a che cosa? Beh, è stato già ricordato. Lui si è opposto a, diciamo, come stanno le cose, si è opposto a una dittatura. Un cristiano non può, un credente non può accettare il male che viene da una dittatura. Era un gioco forza, doveva finire così una cosa. E lui avrebbe volentieri evitato, però purtroppo lo scontro è avvenuto perché lui ha fatto il prete. Facendo il prete si è trovato in rotta di collisione con queste mezze figure di persone invidiose e soprattutto persone crudeli, perché insomma, se ve la vogliamo dire fino in fondo, probabilmente non volevano ucciderlo, perché per uccidere si va col coltello e con la rivoltella, non si va col bastone. Di fatto però l'hanno ammazzato. Il risultato finale è questo. Per cui, ecco perché è martire. E io ho capito, cioè, la Chiesa accentui molto questo aspetto, che appunto la forza di Don Minzoni è la forza del credente che arriva fino a... lo aveva quasi anticipato, perché quasi come il testamento dice, vabbè, io se devo arrivare a dare la vita la do, però il cristiano non si può piegare davanti al male. E quindi questo è stato Don Minzoni. Sentendo questa preziosa, diciamo, mi viene così dicendo, noi viviamo in un momento che si fa, c'è gente che fa fatica a dire che è antifascista, no? Solo fa fatica. Sì, sì, sì. No? Per Don Minzoni dire che Don Minzoni è antifascista e dire è riduttivo. Perché Don Minzoni, mi sembra di aver capito, lui applica il Vangelo, no? Quindi lui è un prete, applica il Vangelo, e quindi dire che Don Minzoni è antifascista è ridurlo, mentre oggi, no, così mi veniva... Sì, sì, no, c'è questo rischio questo. Di fare un po' un'icona del contro, no? In realtà io il primo a sorprendermi sono io, perché quando, allora vi dico un particolare, la prima edizione del libro dell'85 era Don Minzoni il Matteotti cattolico, appunto non l'ho fatto io, però insomma c'è una forte attinenza fra i due. Il cardinale Antonini mi chiama nel cuore della notte, molto... Guardate che era una persona dolce, una persona, diceva, ma questo titolo, dico, scusi, eccellenza, non l'ho fatto io, sono l'editore, no, ma perché Don Minzoni è stato molto più che un antifascista, certo antifascista, ma molto di più. Allora di me è venuto in mente, sì, effettivamente, dico, senta, io, insomma, ormai il libro esce così. In questa occasione, rivisto tutto quanto, è stato proprio l'arcivescovo, ve lo dico, questo titolo è frutto del desiderio, tra virgolette desiderio, perché
perché c'è stata una telefonata da parte dell'arcivescovo di Ravenna, vi svelo gli altarini, all'editore dicendo no, è un martire inevitabile, va accentuato questo aspetto, perché che l'abbiano ucciso i fascisti, che sia stato antifascista, non si può negare la verità. Ma lui, secondo la Chiesa, è stato molto di più. E allora, effettivamente, riflettendo, queste persone che sono avviate comunque poi alla santità, effettivamente per noi, lo dico per me, che sono intriso di, come posso dire, di orizzontalismo, la mia carnalità è stata superiore alla mia spiritualità, lo posso dire adesso che sto per compiere 75 anni, però in effetti, riflettendo, le categorie della santità sono diverse, quindi da quelle umane, e quindi per riuscire a capire Don Minzoni bisogna entrare nelle categorie della santità dello spirito. È quello che ha cercato di farmi capire, allora io ho detto, senta, io sono rimasto dove rimango, però capisco in effetti, riflettendo bene, che tutta la sua azione è veramente un uomo che ha continuato a guardare in alto, ha continuato a misurarsi col trascendente, e quindi la Chiesa valuta questo aspetto di Don Minzoni. Dopodiché è chiaro che nella vita è vero, ragazzi, questo qui, davanti ai fascisti che lo minacciavano eccetera, no. Scusi una cosa, d'accordo sulla spiritualità di Don Minzoni, dell'arciprete di Argenta, però sostanzialmente perché i fascisti se la sono presa? Perché lui era un organizzatore sociale, perché li ha organizzato i ragazzi, perché gli sottraeva consensi, perché gli sottraeva, era un uomo legato alle cose concrete, non era uno che stava lì preso in preghiera e basta, anzi, secondo me era un uomo molto attivo, è quello che ha innescato la reazione dei fascisti. Io, se posso, dire che è vero che probabilmente Don Minzoni è stato più di un antifascista per la sua... Il problema è che i fascisti sono stati proprio fascisti e non potevano accettare di avere sul loro terreno un competitore. Assolutamente. No. Però se fosse stato una scelta, certo. I fascisti lasciavano fare. Infatti, come ho detto, non si è limitato ad avere un'idealità e a predicare dei valori, li ha anche organizzati, li ha messi in pratica. Assolutamente. È il Vangelo, lui ha applicato il Vangelo. Ma loro hanno capito le musate che gli ha dato. Certo. Questo è vero. L'hanno eliminato perché hanno capito che era pericoloso, molto pericoloso. E hanno voluto dare una lezione. Sì, assolutamente. Però dobbiamo essere onesti, non possiamo accusare Balbo di essere il mandante. Il mandante erano quelli. Poi lui ha capito, dice, qui ci sono i mezzi che perché sono qui. Cioè, quindi la sua colpa è quella di aver coperto, che non è poco. Magari non voglio assolvere. No, su questo un piccolo dissenso, nel senso che probabilmente non abbiamo nessuna prova per dire che lui sia stato il mandato materiale, ma che Balbo fosse il teorizzatore, che l'avversario si educa, come si chiamava, con le bastonature, pastiglie. Questo è un dato di fatto. Era il mandante delle squadracce fasciste delle prendendo questo aspetto di Don Minzoni che supera l'antifascismo, c'è un qualche modo, facendo di spazi, di tempi, di anni, di situazioni tra lui e Don Minzoni, cioè se fosse vissuto nell'epoca
tanti, guardi che anche quelli che sono tanti, nelle situazioni, noi forse noi qui adesso, pensate che bello star qui tra noi, possiamo tranquillamente dialogare, ci confrontiamo, ci rispettiamo, cioè, ma ci sono situazioni in questo momento di persone in certe zone del mondo che a un certo punto non possono parlare, perché sennò ti come esci, ti prendono, ti mettono dentro e sparisci. Subiscono le bastonature. Sì. Sì, ma questo perché nel 45 non hanno vinto loro. No, non me lo sto dicendo, al di là, no, io sto parlando adesso, faccio un discorso proprio sulla dittatura che ovviamente va contro l'uomo, c'è poco da fare. E la Chiesa, come fa a essere la Chiesa connivente con una dittatura? Cioè, vuol dire rinunciare al Vangelo. Allora, no, può esserci qualche prete, ma ci sarà stato sicuramente qualche prete. In Argentina qualche prete è stato più connivente e adesso non gli danno l'estradizione per andare in Argentina. È vero che ha una certa età, per l'amor del cielo, però lui è colpevole di quello che è successo in Argentina con i colonnelli. Quindi, come in un tutto uguale, nella Chiesa ci sono stati dei grandi personaggi che hanno contribuito alla resistenza. Io penso anche a Rossetti, ma lo stesso La Pira, se ci pensiamo, cattolico, per cui hanno contribuito. Però, voglio dire, è stato detto prima, ma è vero, quanti sono i sacerdoti che hanno rischiato per difendere i partigiani, non pochi. Adesso mi sfugge, no, perché io qualche tempo fa ho partecipato a un dibattito, una famosissima, una signora, mi sfugge, no, quello che ha fatto l'arte morte sua, Don Re, proclamato già dall'Oriata Mascella. Don Re. Attenzione che nessuno lo sa. No. Don Re è stato riconosciuto dall'Oriata Mascella. Certo. E pubblicamente verrà detto il 27 gennaio a Campodolcino. Dopodiché ci sono stati anche dei sacerdoti di dopo. Hanno aiutato i fascisti a non finire male i partigiani, se no li ammazzavano, perché c'è stato più quello. Cioè, la Chiesa si è messa in mezzo.